Occorre incontrare Cristo, perché l'esperienza di Cristo non è fare la prova, è fare una prova, una conoscenza per contatto, ma con un criterio. Il criterio è quello del desiderio del nostro cuore che cerca l'infinito e lo trova nel bambino Gesù. Infine, Giovanni è stato anche il veggente a Patmos. È morto in questa isoletta vicino alla Grecia, molto anziano, e lui ha una visione e la descrive nell'Apocalisse, che vuol dire rivelazione, non vuol dire cosa tremenda. È l'ultima rivelazione, infatti è l'ultimo libro che compone la Bibbia. Qual è il cuore di questa Apocalisse, di questo veggente? Che lui ha visto la gloria di Dio, l'ha descritta, e descrive Cristo come agnello. E la cosa interessante è che Cristo, l'agnello immolato, quindi è sgozzato, ma sta in piedi e ci salva. Quindi qual è la lezione che viene da questo fatto? Che se noi vogliamo essere discepoli di Cristo, se vogliamo conoscere Cristo, dobbiamo immolarci con Lui. E questo ci fa difficoltà. Ci aiuti in questo San Pio, perché lui veramente ha imitato Cristo non solo nelle stimmate, che è già una cosa grandiosa, ma nell'essere con Cristo agnello immolato e partecipare alla liberazione nostra attraverso la sua sofferenza, cioè attraverso il dono di sé. Chiediamo quindi al Signore di fare altrettanto.